ragazzi, io sono Jenny, bentornati sul mio canale o benvenuti se siete nuovi. Oggi siamo qua per girare il secondo episodio dell'hashtag Jenny Insegna. Se questa tipologia di video vi piace e se volete vederne delle prossime, lasciate un like a questo video. Volevo ricordarvi anche di seguirmi su tutti i miei social, trovate i link nell'info box e volevo ricordarvi di iscrivervi al canale se ancora non lo siete. Volevo anche ringraziare tutti i miei iscritti perché siamo tantissimi e continuiamo a crescere, sono davvero felice di questo canale. E poi per questo motivo volevo anche annunciarvi il lancio del mio Avon Store. L'Avon Store che cos'è? È uno store online pari a qualsiasi altro sito online in cui voi potete acquistare cosmetici, make-up, prodotti per la casa, come non so, le coperte, il set di piatti, di ceramica, bicchieri, eccetera, ma anche bagnoschiuma, prodotti per la cura della pelle, eccetera. Tutto ovviamente del brand Avon. Il sito sarà disponibile dal prossimo mese, ma se volete vedere ad esempio alcuni dei rossetti, questo che indosso è Legendary della linea rossetti matte Legend di Avon, vi lascio il link nell'info box. Dopo questa intro lunghissima partiamo con il video. Che cosa sono i BES? BES è acronimo di bisogno educativo speciale ed è una difficoltà evolutiva che si sviluppa in ambito educativo e apprenditivo. Questa difficoltà causa un ostacolo al nostro bambino, il che vuol dire che nel momento in cui il bambino viene inserito all'interno della classe presenta delle difficoltà a livello apprenditivo, quindi non riesce a stare al passo degli altri compagni. Per essere dichiarato BES, il bisogno educativo speciale deve manifestarsi entro i 18 anni di vita. Che cosa vuol dire? Che deve manifestarsi nell'età evolutiva. Deve riguardare un ambito della salute che viene classificato dall'ICF. L'ICF che cos'è? Non è altro che una classificazione delle dimensioni della salute. Quindi non classifica le patologie o le disabilità, ma bensì parla proprio di salute. E vediamo ora quali sono le dimensioni. Le dimensioni che troviamo sono innanzitutto le condizioni fisiche, quindi la presenza di una malattia, se il nostro bambino è malato, ovviamente rientra all'interno del bisogno educativo speciale. Le strutture corporee, quindi la mancanza di un arto o una mancanza a livello cerebrale. Le funzioni corporee, quindi deficit visivi, deficit uditivi, attentivi, eccetera. L'attività personale, quindi la sua capacità nell'apprendimento, la sua capacità di comunicazione. Poi abbiamo l'aspetto della partecipazione sociale, quindi la sua capacità nel relazionarsi con le altre persone, che siano i pari o persone di altra età, non ha importanza. Abbiamo il contesto ambientale. Dobbiamo sottolineare che il contesto ambientale in cui cresce un alunno deve essere un contesto sicuro e protetto. Se l'alunno o il bambino, insomma, cresce in un contesto che sia svantaggiato per lui, ovviamente si manifesterà poi un bisogno educativo speciale. Questo è dovuto ad una povertà educativa, una povertà a livello economico o proprio un ambiente svantaggiato. Infine abbiamo il contesto personale, quelle capacità che fanno riferimento alla persona stessa, quindi il livello di autostima, le sue capacità nel controllo delle emozioni forti o se manifesta emozioni eccessive e poi comportamenti problematici. Rientrano all'interno dei bisogni educativi speciali i DSA, ovvero i disturbi specifici dell'apprendimento, di cui ho fatto un video a parte che vi lascio qua su nelle schede, se ve lo siete persi andate a vederlo perché è molto importante scoprire anche questa classificazione. E infine ovviamente le disabilità o le situazioni di svantaggio. Lo strumento privilegiato per aiutare un bisogno educativo speciale è la redazione del PDP. Il PDP è uno degli interventi che si attuano a livello scolastico, che è il piano didattico personalizzato, che si può anche chiamare PEI, ovvero piano educativo individualizzato, che è un vero e proprio piano didattico che viene redatto per ogni bambino, quindi ogni bambino BES avrà un suo piano individuale
E viene redatto da chi? Viene redatto dal corpo docente e insieme alla famiglia. Quindi sarà innanzitutto il professore che nel momento in cui ha un sospetto BES decide di attuare delle strategie educative di apprendimento per vedere se queste strategie possono facilitare il nostro bambino. Il PDP serve a tenere monitorato la situazione del ragazzo, ma anche tenere controllate se queste strategie sono efficaci per il nostro intervento e per riuscire a portare al nostro bambino la propria eccellenza cognitiva, quindi riuscire a portarlo al suo massimo nell'apprendimento. Bene ragazzi, queste erano le principali informazioni su un bisogno educativo speciale e tutto ciò che in generale potevate sapere. E il prossimo video che uscirà farà riferimento agli interventi per un BES in DSA e cosa possiamo fare per aiutare i nostri bambini affetti da questa difficoltà di apprendimento. Se vi interessano queste slide le trovate su Google Drive, il link ve lo lascio nell'info box in modo tale che voi possiate scaricarvele, stamparvele, studiarvele o leggervele quando ne avete voglia, o semplicemente riguardare le informazioni in un secondo momento. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commentino ed iscrivetevi al canale. Non dimenticatevi di attivare la campanellina in modo tale che vi arrivi la notifica ogni volta che esce un mio nuovo video. Ciao!